condizione l'acqua che è stoccata nella, come dire, in bombole d'acqua, ma serve sostanzialmente per andare in linea con l'acqua dolce al fine di generare una, come dire, un twin fluid fino agli ugelli erogatori. In questo caso qua, questi sistemi per la protezione di machinery space sono adeguati fino a volumi che non superino i 1500 metri cubi e altezze fino a, diciamo, dell'ambiente fino a 10 metri. Ecco, questo per darvi un'idea di come già con questo sistema siamo andati oltre le MAU per ambienti, machinery più grossi. Per quanto riguarda poi la soluzione, come viene realizzata, addirittura la possiamo anche inserire all'interno di shelter o di container. Le pompe elettriche invece, come dicevo prima, sono pompe in alta pressione che hanno dei motori elettrici, sono pompe volumetriche e vi evidenzio il fatto che sono chiaramente delle pompe che hanno degli assorbimenti elettrici importanti. Però nel campo industriale noi possiamo con questo tipo di sistema arrivare a proteggere ambienti, machinery spaces fino a 2300 metri cubi di volume e quindi riusciamo ad arrivare anche a situazioni per esempio di protezione di grosse turbine a vapore, turbine a gas. Chiaramente qua adesso vi riporto anche l'eventuale possibilità di unire per esempio in ambito industriale il sistema di protezione fisso automatico con magari una protezione manuale come può essere quella dei naspi. Ecco, abbiamo anche fatto ricerca, abbiamo prodotto un naspo in alta pressione, ecco, che deve avere comunque a monte un gruppo di pressurizzazione elettrico. Qui ecco un breve riassunto di, a seconda del tipo di sistema MAU piuttosto che GPU Spike, quali sono le applicazioni dove possiamo andarlo ad inserire. Quindi vado un pochino veloce, qua invece quello che concerne invece la parte di gruppo di pressurizzazione elettrica, la pompa elettrica, come dicevo prima, la land pumping unit. E vedete già quando si va verso la land pumping unit le applicazioni sono molto più estese. Vi evidenzio quando avrete in mano queste slide che laddove trovate factory mutual piuttosto che DDS sono soluzioni testate e certificate. Dove invece c'è scritto solo per test, sono delle soluzioni per le quali la Marios ha condotto dei test ad hoc per quel tipo di applicazione, come per esempio i trasformatori ad olio all'aperto, per i quali non esiste ad oggi nel mondo un protocollo di prova standard e quindi non è possibile, come dire, avere un certificato per quel tipo di applicazione. Ora, visto che è rimasto un quarto d'ora, direi vorrei soffermarmi su alcune applicazioni industriali, diciamo quelle forse un pochino più specifiche, magari meno diffuse e soprattutto che hanno delle caratteristiche peculiari che non ritrovate in altre applicazioni. Allora, sta di fatto, e questo penso di averlo detto più volte, è chiaro a tutti che cosa significa machinery space. Un ambiente dove l'incendio è di classe B, dove appunto c'è la combustione di liquido infiammabile. Può essere combustibile che serve al funzionamento della macchina piuttosto che dell'olio lubrificante. Tipicamente queste sono applicazioni a diluvio e a saturazione di volume. Quindi, principali protocolli di prova che ci hanno portato alla certificazione del sistema, che sono la Factory Mutual e la DDS, prevedono che nel momento in cui parte il sistema si tenda a minimizzare o addirittura a non essere presenti delle aperture nel locale e che quindi la forza del sistema sta proprio nella saturazione del volume, come vedete da questa immagine.
possiamo realizzare a seconda dei tagli di volume, dicevo prima, prevedendo una MAU piuttosto che una GPU, piuttosto che una LPU. Capite bene che gli incendi da liquido infiammabile sono degli incendi che producono una grossa energia termica, la quale appunto raffreddato velocemente proprio perché c'è tanto calore, quindi agisce veramente bene la microgoccia, perché assorbe rapidamente il calore formando del vapore acqueo che va a togliere spazio all'ossigeno. È chiaro che nel momento in cui ci spostiamo da un ambiente chiuso, quindi una sala in cui per esempio ci sono dei trasformatori ad olio piuttosto che un gruppo elettrogeno, vediamo come si comporti il sistema water mist sempre per questa tipologia di rischio, ma se non siamo più in un ambiente chiuso. Ad oggi non esiste un protocollo di prova per trasformatori, voi ne vedete tanti in giro di trasformatori proprio outdoor, all'aperto, e la Mariof, per un cliente che era interessato ovviamente a valutare la possibilità di utilizzare invece dei cosiddetti sistemi tradizionali spray, che chiedevano veramente tanta quantità d'acqua per l'estinzione completa dell'incendio, questa applicazione, ha voluto investigare in termini di water mist. Ormai diversi anni fa abbiamo condotto dei test in Finlandia su un grosso trasformatore ad olio, realizzando una soluzione sempre a diluvio, però chiaramente dalla nostra non avevamo il fatto di essere all'interno di una sala chiusa dove abbiamo detto proprio la saturazione di volume agisce in maniera molto forte e che quindi porta a estinguere rapidamente l'incendio di questo tipo. Abbiamo comunque dovuto prevedere una barriera perimetrale al trasformatore che è stato incendiato, proprio per contenere quantomeno il più possibile il mist, quindi la nebbia d'acqua che veniva erogata da tutte le testine che erano posizionate su due livelli intorno al trasformatore, e quindi riuscire in breve tempo ad estinguere completamente l'incendio. Ecco, questo è l'esempio di sistema testato, di cui possiamo mettere a disposizione delle sintesi, dei test condotti in scala reale, che vi danno il senso di come il sistema, se dimensionato come è stato fatto in quel test, sia in grado di comprovata efficacia di estinzione dell'incendio. Negli anni la tecnologia water mist ha cercato in ambito industriale di spostarsi anche ad esplorare nuove strade di protezione, quindi non solo la protezione a saturazione di volume, ma anche una protezione localizzata. Anche qui, uno scenario di rischio incendio, classe B, ma molto sfidante. Perché? Perché non abbiamo ancora una volta, dalla nostra, la possibilità di saturare di nebbia d'acqua il rischio di incendio. Come vedete in questa immagine potremmo avere un macchinario che sta all'interno di un grosso capannone e noi facciamo un intervento intorno a quel macchinario. Se qualcuno ha dimestichezza dei sistemi, per esempio a gas, a CO2, esistono i sistemi che vanno anche lì a saturazione completa dell'ambiente con la CO2, total flooding, oppure sistemi ad applicazione localizzata. E se avete un po' di padronanza con le percentuali di gas CO2 che deve essere scaricato in un caso o nell'altro, vedrete che le quantità di gas che devono essere scaricate con la local application sono molto superiori rispetto a quelle del total flooding, proprio perché
l'incendio non viene confinato all'interno di un involucro e quindi non viene fondamentalmente sotto capo. Ecco, vale più o meno lo stesso concetto con i water mist. E la Mariof ha condotto dei test in scala reale seguendo, in questo caso, a differenza del trasformatore esterno che non esiste, un protocollo di prova standard, seguendo un protocollo di prova standard emesso dalla macchina, dalla Factory Mutual, che è proprio relativo alla local application, dove il rischio di incendio di classe B sono stati 23 test a fuoco in scala reale, che sono stati condotti con successo, va a investigare le capacità estinguenti del sistema per incendi da fuoco in pressione, incendi anche da deposito di liquido infiammabile, deposito inteso non come stoccaggio ma inteso proprio come full fire. Quindi tutta da questa serie di test Mariof quindi ha ottenuto la certificazione del suo sistema Factory Mutual Local Application. E chiaro, a questo punto la comprovata efficacia certificata di estinzione local application, dove ce la possiamo rivendere? Per esempio ce la possiamo rivendere all'interno della protezione delle grosse turbine a vapore, dove chiaramente, capite da questa immagine, essendo un incendio di classe B, è impensabile poter fare il total flooding. La local application si sposa bene, tant'è che infatti, come potete vedere, sono stati individuati diciamo i punti dove c'è il rischio incendio legato da fuoco in pressione piuttosto che da fuoco che si va a depositare o sempre in pressione, e quindi definendo delle applicazioni localizzate appunto alle parti che sono a rischio di incendio, con chiaramente delle valvole chiuse, machinery, le quali verranno aperte nel momento in cui da parte della rivelazione incendi viene identificato un principio di incendio in una di queste zone. È chiaro che poi le applicazioni a questo punto possono veramente essere tante, e quindi magari qualcuno che ha l'ascolto già potrebbe venirgli in mente qualche applicazione dove potrebbe pensare magari con delle testine poste intorno, oppure messe in alto, oppure messe puntualmente, possa avere una sicurezza e quindi una protezione da incendio di quel tipo lì. E poi abbiamo anche studiato, sempre in questo ambito qua, però in questo caso non c'è un sistema certificato, anche uno scenario di incendio piuttosto sfidante in cui ci fosse una grossa perdita di olio da serbatoio, da circuiti oleodinamici, quindi siamo ancora all'interno dell'incendio di classe B, e con dopo una pre-fuoriuscita di tanti litri di olio uno sversamento continuo. Questo test che vedete qua in queste immagini non rientrava ovviamente nella local application, ma non rientrava nemmeno nei protocolli di prova standard total flooding, ma sono stati dei test che la Mariof ha condotto ad hoc per riuscire in qualche modo a verificare l'efficacia per questo tipo di incendio, ovviamente in qualche modo l'investigazione partiva magari dall'esigenza di un particolare cliente, di una particolare applicazione. E vedete qui come le testine sono tutte a soffitto. Qui addirittura ci troviamo con altezze anche di 15 metri, con un incendio molto in basso, e che dalle termocoppie che erano state posizionate in vari punti all'interno di questo scenario, nel momento in cui parte il sistema, quindi una erogazione totale da parte di tutte queste testine, c'è una immediata estinzione dell'incendio.
Ma come accennavo all'inizio, nell'ambito industriale ci possiamo trovare non solo con incendi di classe B, ma anche con incendi di classe A, che non sono per esempio quelli degli uffici. I tunnel cavi sono incendi di classe A ed esiste anche in questo caso un protocollo di prova standard, questa volta emesso dal IDS tedesco, e adesso c'è anche, se qualcuno l'ha notato, sarà difficile, però immagino. Magari quando vi rileggerete le slide, nel 2023 è uscito anche ed è stato recepito appunto nella 14972 protocollo di prova proprio per questo tipo di rischio, non è altro che una ripresa del protocollo di prova del DDS, magari un pochino aggiornato. Ecco, quindi ad oggi, se si conducono in testa a fuoco seguendo questo protocollo di prova, poi il DDS ne certifica la comprovata efficacia estintiva. È chiaro che, capite bene, che per arrivare all'estinzione completa dell'incendio, magari le portate in gioco potrebbero essere comunque importanti. Per cui la Marriott ha anche prodotto e verificato l'efficacia semplicemente soppressiva del sistema Water Mist in questo ambito. E quindi, volendo, può dare un sistema diluvio light, e quindi utilizza, come dicevo prima, meno acqua rispetto al sistema certificato a diluvio che gli dà estinzione completa dell'incendio, oppure addirittura un sistema sprinkler, quindi con testine con bulbo termosensibile, e quindi addirittura in questo caso non c'è bisogno di una rivelazione per far partire l'impianto. Ecco, questo per dirvi che poi all'interno magari di un'applicazione ci possono essere soluzioni certificate, ma poi anche delle soluzioni che possano rispondere magari a delle esigenze specifiche meno stringenti, e quindi magari una soluzione un pochino più leggera da un punto di vista di portata in gioco del water. Andando avanti, ecco un'altra applicazione che ad oggi, di cui ad oggi non è presente un protocollo di prova standard, sono per esempio i nastri trasportatori. In questo caso le cause di incendio possono essere diverse, l'attrito dei rulli, come potete leggere, il surriscaldamento di parti meccaniche, le lavorazioni a caldo o addirittura l'autoignizione del materiale che viene trasportato, pensiamo per esempio al carbone. Ecco, la Marriott che cosa ha fatto? Ha voluto verificare l'efficacia del sistema Water Mist per questa applicazione e ha fatto il test al laboratorio tedesco DVMT. Come potete vedere, il grosso vantaggio di utilizzare il Water Mist rispetto ai sistemi spray tradizionali è quello di poter arrivare all'interno di ambienti in cui l'ingombro delle tubazioni e il peso delle tubazioni, le quali si devono per forza ancorare alle strutture di questi nastri, ecco, poteva essere una criticità, perché nel water usando molta meno acqua degli impianti spray, diciamo con tubazioni che nelle diramazioni finali sono dell'ordine dei 12 mm di diametro esterno, tutte tubazioni in acciaio inox 316, o come per esempio anche il fatto di poter in qualche modo evitare un forte danno d'abbagnamento nel momento in cui parte il sistema, in cui magari viaggia anche del materiale che dovrebbe essere il più possibile preservato. Ecco. E qui vedete nelle immagini che vi fa vedere tipologie di testine devono essere previste per questa applicazione. Vedete quindi delle testine che vengono posizionate a soffitto di questo nastro. Se il nastro è costituito da più livelli, prevedere quindi delle testine laterali che abbiano quindi un'erogazione sui due livelli, più addirittura una testina sempre messa a lato, ma con inclinazione in modo tale che eroghi water mist nella maniera più adeguata anche per la parte sovrastante.
Quindi ecco, da queste immagini vi rendete conto, per esempio, che c'è questa distribuzione laterale di testine, come potete vedere, su livelli diversi, c'è questa predisposizione di testine al soffitto, quindi sopra il nastro trasportatore, e ci sono addirittura delle testine in qualche modo posizionate lateralmente alla parete, che quindi erogano una nebulizzazione di questo tipo. Beh, chiaramente sono sistemi anche in questo caso che possono essere realizzati con gruppi di pompaggio elettrico LPU e che quindi vi danno comprovata efficacia, come potevate capire qua da questo tipo di rischio, per incendi di classe A. E vorrei concludere, visto che non ho più tempo a mia disposizione, accennandovi al caso invece che è un po' simile per la geometria dell'industria alimentare, dove per esempio abbiamo un altro tipo di incendio, che è l'incendio di classe F, oli vegetali, che chiaramente va affrontato con un sistema che per il quale devono essere fatti dei test specifici. Ecco, il grosso vantaggio del botermista in questo ambito, quindi dove si vanno a friggere patatine sostanzialmente, è che preserviamo anche il materiale che sta friggendo, quindi noi non andiamo ad immettere un prodotto chimico, ma andiamo ad immettere microgocce d'acqua, e non andiamo ad allagare i macchinari come con i sistemi, diciamo, di altro tipo. E se magari vengono utilizzati sistemi a gas come la CO2, beh, quelli hanno delle capacità raffreddanti inferiori rispetto al sistema water mist, il quale, come potete vedere qua in questa slide, è molto importante, ecco, riuscire a raffreddare le grandi quantità d'olio proprio per evitare che poi ci sia un incendio non più controllabile. Noi abbiamo seguito il protocollo di prova standard, torniamo alla Factory Mutual, che è stato prodotto proprio da questo ente, per le friggitrici industriali. E vi faccio vedere come, vabbè, da questa immagine vedete che chiaramente i criteri di questo protocollo sono quello che entro un minuto tutte le fiamme devono essere completamente, diciamo, spente, che la temperatura media dell'olio deve essere raffreddata fino a 200 gradi centigradi e che durante lo scarico del sistema water mist quindi non ci devono essere delle eccessive fiammate di fuoco o comunque del grasso che in qualche modo se ne vada, esploda e vada diciamo al di fuori dell'area in cui si trova e che quindi insomma non ci sia una grossa reazione all'estinguente. Qui vedete proprio un'immagine della testina spray pensata e qui vedete proprio un'immagine che vi fa vedere come alla fine tutto è governato da un sistema di rilevazione incendi che fa partire l'attivazione automatica del sistema water mist e come andiamo proprio su questi vassoi, chiamiamoli così, passerelle di olio fritto. Non solo, andiamo ad intervenire anche nelle condotte di aspirazione dei fumi con dei test di altro tipo, condotti seguendo un altro protocollo di prova, che però possono permettere al cliente di avere una soluzione water mist completa su quel macchinario dell'industria alimentare. Beh, io Alex concluderei qui perché diciamo che siamo in una, come dire, sono arrivato al termine del tempo a disposizione, vi lascio la mia ultima slide con i miei riferimenti per mandarmi magari una mail di approfondimento su quanto in qualche modo affrontato durante la mia presentazione, anche per altre cose, anche di altri ambiti, magari civile, eccetera, e se ci sono domande sono disponibile a rispondere.
Sì, grazie, grazie anche a te Massimo per la tua esposizione. Allora c'era Tommaso che in chat ti chiedeva un promemoria, in particolare ti chiedeva se potevi ricordargli quale impianto è idoneo per archivi cartacei. Sì, allora l'archivio cartaceo è un incendio di classe A, quindi la carta chiaramente, per cui tipicamente la soluzione che Mario propone per questo tipo di rischio è il sistema con la pompa pneumatica o con la pompa elettrica ingegnerizzato per il caso specifico. Per cui diciamo negli archivi cartacei i nostri principali competitor sono le tecnologie magari a gas inerte piuttosto che gas chimico, gli sprinkler vengono poco utilizzati perché chiaramente fanno dei grossi danni da bagnamento, la tecnologia water mist in questo ambito è una tecnologia ormai che si è diffusa tanto perché comunque il danno da bagnamento è limitato e soprattutto è sicuro per le persone, quindi non ci devono essere tutti quegli accorgimenti necessari con i sistemi a gas, quindi chiaramente uscire dal locale entro pochi secondi, perché comunque quando c'è la saturazione dell'ambiente col gas è chiaramente nocivo per il personale. Ok, benissimo. Ti aggiunge in corso d'opera una domanda, diciamo, supplementare, sempre Tommaso, chiedendoti con bombole pre-ingegnerizzate, no? No, perché i sistemi vengono comunque inquadrati in un livello di rischio comunque di tipo, come dire, sprinkler, water mist. Quindi i sistemi che avete visto prima sono sistemi MAU e sono proprio dedicati all'estinzione completa in pochi minuti dell'incendio. Ecco, perché no le bombole? Posso dire che a priori dire no alle bombole sarebbe un'inesattezza, nel senso che se qualche produttore al mondo decide di fare dei test a fuoco utilizzando solamente bombole di gas ed acqua e ha verificato che riesce a controllare e sopprimere l'incendio con quel tipo di sistema, secondo il protocollo di prova standard, chiaramente sì, però su queste applicazioni qua i protocolli di prova che vengono utilizzati sono protocolli di prova che ci confrontano con i sistemi sprinkler tradizionali, quindi è molto difficile con i sistemi, diciamo, che utilizzano solamente le bombole che a un certo punto finiranno la loro riserva d'acqua a riuscire a controllare e a sopprimere l'incendio, però non lo escludo, nel senso che magari ci sia qualche produttore che abbia fatto dei test seguendo il protocollo di prova standard e ne abbia verificato la comprovata efficacia certificata con solo bombole utilizzando delle testine sprinkler. Nora di dubbio, ecco, quello, nora di dubbio. Molto bene, grazie della precisazione. Massimo, io ti ringrazio intanto per la tua esposizione, appunto come dicevo prima. Grazie a voi. Abbiamo condiviso a schermo i tuoi contatti, quindi forse anche qua nelle slide che si possono richiedere successivamente dove saranno ancora riportati, qualcuno magari poteva appuntarseli velocemente. Ne approfitto mentre concediamo ancora qualche minuto all'ultimo relatore per collegarsi, che abbiamo contattato telefonicamente e stava raggiungendo la sua postazione. Ne approfitto per darvi qualche informazione in merito agli attestati di partecipazione. In apertura vi ho detto che per poter maturare l'aggiornamento delle qualifiche di RSPP e coordinatore della sicurezza è imprescindibile partecipare ad almeno il 90% del monte ore complessivo di questo webinar che stiamo facendo insieme. Come si farà poi ad avere l'attestato o gli attestati che sono stati richiesti? Beh, intanto quando vi siete iscritti avete spuntato un sì o un no a seconda del tipo di attestato previsto, dopodiché, raggiunta la frequenza minima necessaria, in realtà non dovete fare altro che mostrare un po' di pazienza, nel senso che nell'arco di una decina di giorni lavorativi riceverete via email l'attestato o gli attestati che avete richiesto in fase di iscrizione. Su quale email? Su quella con la quale vi siete iscritti a questo evento. Quindi attenzione insomma all'email. Vedo che si sta collegando, quindi stiamo proprio facendo un buon alla prima, come si suol dire in questi casi.
Pietro Monaco di Namirial, che credo anche tra qualche istante dovrebbe sentirmi. Ciao Pietro, eccoci qua, perfetto. Grazie intanto di essere riuscito a essere con noi. Ciao Massimo, grazie. Ciao.